26 ottobre 1879 nasce Leon Trotsky, politico e rivoluzionario russo, è prima commissario del popolo per gli affari esteri e in seguito fondatore e comandante dell'armata russa. Durante le rivoluzioni del 1905 e del 1917 è presidente del Soviet di Pietroburgo. Negli anni 20 la sua politica, avversa a quella di Stalin, gli costa l'espulsione dal partito e l'esilio. Il 20 agosto del 1940 Trotsky, ormai residente a Città del Messico, viene ferito da un agente sovietico. Morirà il giorno dopo.